piena pandemia siamo stati i tuoi eroi. Anche adesso, fidati di noi. I vaccini anti-Covid sono sperimentati. Non si conoscono. Hanno inserito un microchip. Ma non è stato sperimentato a sufficienza. Non è vero. Fidati di noi. Vaccinati. Allora, mi pare che è sceso in campo in prima persona per convincere i Novax o gli indecisi in questo caso, perché io temo che c'è una piccola percentuale di persone che non sono convincibili con argomenti razionali, però forse tanti altri lo sono ancora. E questa è la sua idea? Io credo che ci sia almeno un 10% di quel 15% che non si è ancora vaccinato, che siano indecisi, che siano titubanti, che siano esitanti. A queste persone noi dobbiamo parlare, a queste persone noi dobbiamo spiegare, a queste persone non dobbiamo fare contrapposizioni. Credo che sia il nostro dovere. Forse se non si sono vaccinati è anche colpa nostra, e intendo colpa dei medici, perché io sento tantissimi miei colleghi, se così si possono chiamare, che sconsigliano il vaccino in situazioni in cui il vaccino andrebbe fortemente consigliato. E allora io credo di essere dalla parte della gente quando dico che alcuni medici dovrebbero farsi un pesante esame di coscienza perché hanno scelto di fare questo mestiere, perché sconsigliare il vaccino ad alcuni a cui il vaccino salverebbe la vita è veramente andare contro i nostri stessi principi del giuramento di Ippocrate. Quindi mi dispiace, io ci ho messo la faccia. Guardi, ieri sera ho fatto una diretta Instagram sul mio canale Instagram in cui ho provato a convincere gli indecisi. Ho fatto "Ti convinco io", una rubrica che può essere utile, spero, a qualcuno di poterlo convincere, spiegandogli che poi ci sono sicuramente dei rischi, ma ci sono anche tanti benefici del vaccinarsi. Parliamo della terza dose.